Colpi di calore e disidratazione sono i peggiori nemici degli anziani. Per combattere questi due pericolosi aspetti bisogna attuare innanzitutto due corretti comportamenti alimentari: bere molta acqua, almeno 1,5 litri di acqua al giorno, mangiare cibi ricchi di acqua e facilmente digeribili come frutta e verdura. L'appello arriva dal primario di geriatria dell'ospedale Moscati di Avellino. In reparto non sono mancati ricoveri di anziani in gravi condizioni. Ci sono stati dei ricoveri in più. Ci sono stati 3 casi gravi, legati alla disidratazione, soprattutto, che si verifica soprattutto nei pazienti ultra 85 anni. E una è stata dimessa ieri, gli altri 2 sono in via di stabilizzazione e verranno dimessi fra qualche giorno. E è chiaro che la disidratazione è il problema principale nei pazienti molto anziani. Perché con l'invecchiamento, per i farmaci che fanno, per la pluripatologia, avvertono meno il senso della sete, per cui spessissimo possono morire di disidratazione senza aver mai avvertito neanche la sete. La disidratazione agisce su tutte le altre patologie. In questo particolare periodo dell'anno, caldo e solitudine diventano una miscela esplosiva. Al momento in geriatria non si può parlare di vera e propria emergenza. Un valido aiuto in questa fase molto delicata deve arrivare però anche dai medici di famiglia per evitare che in ospedale arrivino anche anziani che invece potrebbero essere gestiti a casa. Abbiamo già programmato un po' di posti in più, abbinati anche al codice calore che dovrebbe partire, credo, tra poco, no? Anche in questa azienda. Abbiamo già un protocollo d'intesa con il territorio, dove ci teniamo in contatto quotidiano come reparto di geriatria con i medici curanti. Quindi laddove dovesse essere un paziente già seguito nelle cure domiciliari o un paziente che già è stato visto da specialisti, potrebbe anche non ricorrere al pronto soccorso, ci mettiamo in contatto anche attraverso i canali già standardizzati, istituzionali, e possiamo anche ricoverarli direttamente.